Rieccoci nuovamente con la rubrica Clam Pak Wom. In questa occasione incontriamo il maestro Gianfranco Quaresimì, al quale poniamo subito una domanda. Maestro, l'arte contemporanea d'oggi, come si sta muovendo secondo lei? Dal mio punto di vista, relativo all'impegno che ho per quanto riguarda la pittura, ritengo che l'arte contemporanea abbia pericolosamente tagliato il filo rosso con il passato, con quello che è la storia precedente, che vive dentro di noi in cellule ovviamente insopprimibili. E questo aspetto di vivere appiattiti sul presente, come questa, le manifestazioni dell'arte contemporanea, che per me hanno una specie di Wunderkammer, cioè dove c'è la sorpresa, la meraviglia, ma che poi sono elementi che si consumano in breve momento, in breve tempo. Non c'è la stanza, ma secondo me questa stanza non ha la capacità di avere profondità di dialogo, perché manca un aspetto di costanza, quindi un'arte in una parte fatta per vederla e spostarsi e vedere un'altra cosa, non avere motivo di rimanere fermi a pensare, a meditare, ad approfondire, a metabolizzarla praticamente. Quindi a me lo chiede, che sono nella condizione invece di riprendere questo filo, anzi non l'ho mai abbandonato, l'ho tenuto come una costante, che fin da giovane ho sentito questa forza estranea che cercava di interromperci il dialogo con il nostro patrimonio artistico. Alcuni aspetti della sua poetica? La mia poetica è stata quella di rimanere legato a un linguaggio che è millenario e che ha ancora potenzialità inesplorate, notevoli, che è il linguaggio della pittura e dell'incisione, di cui io sono anche incisore. Queste tecniche linguistiche hanno delle potenziali ancora ovviamente inespresse, quindi non c'è nessuna condizione di obsolescenza della materia. E poi rimango fermo in quella che è stata da giovane in mente il mio incontro con l'ambito psicanalitico nella Repubblica Ceca e a Vienna, con le idee freudiane, dove il compito fondamentale, oltre che, come dicevano i simbolisti, rendere visibile l'invisibile, è quello di cercare questo io che sta altrove, ma è che è quell'io che ci determina più profondamente. Poi questo io che cerco di trovare è in stato quasi di trance, vedo che è investito da una concezione classica, perché l'amore per l'arte classica è stato praticamente un amore estremamente giovanile, estremamente adolescenziale, quasi infantile, e che mi tiene fortemente ancorato, perché è come rimanere legato a una paternità che non può assolutamente essere smentita nell'area culturale in cui sono cresciuto. È un artista che ha viaggiato molto, ci vuole raccontare qualche esperienza vissuta, qualche scambio culturale? Fondamentalmente il mio viaggio, quello veramente di spessore, è stato quello nella Repubblica Cecoslovacca degli anni 70, dove ho trovato un'affinità con il loro mondo culturale, poiché mi interessavo di grafica incisoria, e la grafica incisoria era uno degli aspetti più eloquenti del loro panorama artistico. Ho avuto modo di conoscere questo spirito di ironia e di scavo, di capacità di analisi, che mi aveva fortemente immagato, quasi, nel senso che poi anche la convivenza di diversi anni fatti a contatto con questa cultura mi ha portato ad essere più sottile nelle cose che facevo. Le cose che facevo avevano ancora una sintesi ottimale, che quasi saltava il momento della introspezione acuta, che invece ho avuto lo stimolo più nell'ambiente, si sa, Praga, Kafka, l'analisi freudiana, quella di Melanie Klein, di Jung. È stato questo momento qui, e forse il momento più interessante della mia giovinezza, perché mi ha aperto degli orizzonti che non erano quelli che venivano, diciamo, osservati, non venivano indagati a sufficienza. Solo qualche decennio dopo ho sentito interessarsi di Bohumil Rabaldi, di Kundera,
Savre, con l'autore dell'autore del Soldato Zweig, Čapek per esempio. Questa cultura l'ho sentita dopo essere arrivata anche alle sfere medie dell'attenzione, e allora invece mi sembra di averla scoperta, e quindi è sempre un'avventura entusiasmante perché sembra di essere dei Cristoforo Colombo. Io ringrazio il maestro Quaresimin per queste sue parole così profonde ed interessanti rivolte al mondo dell'arte e alla sua poetica.